grande piacere Maria Cuffaro, buonasera. Buonasera. A Polignano, per il libro possibile con Le vite degli altri e la mia, Kajal, un termine misterioso per i lettori maschi, a quanto per pare. Per i maschi sì, per noi donne no, perché il Kajal è una parola hindi, usata anche molto in arabo, che è la matita per gli occhi. Cioè noi donne sappiamo tutte che cos'è il Kajal, gli uomini no. Ed il Kajal mi è piaciuta come parola, perché è una parola che tutte noi in Italia, in Germania, in America, il Kajal tutte sappiamo che cos'è, ma è una parola araba, è una parola che viene da un altro mondo e quindi è una parola che unisce. È una parola quindi che in qualche modo le donne di ogni latitudine condividono. Assolutamente sì, io ho comprato un Kajal a Baghdad e potrei comprare un Kajal qua a Polignano. In questo libro c'è molta, molta infanzia, molta storia personale. Sì, sì, perché era un libro che quando mi hanno chiesto di scrivere il libro io potevo scegliere o di scrivere il solito libro che scrivono i giornalisti di guerra che fanno un po' i reduci e ti raccontano le loro esperienze. E sicuramente era quello che mi veniva anche più facile, perché io da questa esperienza ho imparato molto, ma soprattutto ho imparato molto dalle persone che ho incontrato, dai sopravvissuti. Però ha cambiato anche me e io sono anche, e quindi ho voluto raccontare quello che sono anche io e come mi ha cambiato. E questo, diciamo, quindi ho raccontato della mia infanzia un po' bastarda, un po' cresciuta tra Bagheria, la Sicilia, terra dove ho respirato la cultura di mafiosità e dove l'ho combattuta e dove questa stessa cultura di mafiosità mi ha dato modo di capire Saddam Hussein e la sua famiglia, intervistare i suoi parenti che avevano lo stesso tipo di cultura. Quindi è un libro che dove io racconto me stessa, dove mi metto anche in gioco, racconto tutte le mie paure, dove anche le volte che come giornalista uno si vergogna, quando spesso mi è capitato, ma non solo a me, di usare il dolore degli altri per fare la notizia, cioè per lavoro. E quindi questo dolore raccolto, elaborato e poi raccontato serve anche, certo raccontarlo è anche un po' terapeutico, nel senso che... Per me sicuramente sì. E spero anche per il lettore, perché da una parte diciamo non ho voluto nascondermi o fingere la realtà più bella di quella che sia, è un dietro le quinte di un lavoro di un giornalista che si trova a confrontare da una parte delle situazioni che sono molto più grandi di me, perché diciamo il momento che tu sei dentro un conflitto, dentro una guerra, è vero che tu vedi quello che si dice con un bruttissimo termine, che la storia mentre accade, che è un'emozione fortissima per il giornalista stesso, però è anche raccontare come si può raccontare, perché io nel servizio che mando per il telegiornale ho 2 minuti a disposizione. Certo, bisogna scegliere il punto di vista o anche il contenuto, scremando magari altre cose. E quindi lì ho voluto anche, diciamo, tutti quelli che dicono che il giornalismo deve essere obiettivo. Il giornalismo è soggettivo, perché è passato attraverso i miei occhi, la mia mente. La sua storia. Attraverso me, anche le mie emozioni. E io quelle devo riportare, e quelle le ho riportate, quindi la mia è una scelta assolutamente soggettiva, ma non solo la mia perché io ho deciso di far così, quelle di tutti, è una scelta. Il momento che c'è una scelta c'è un soggetto che sceglie, e quello in quel caso ero io, quindi ho raccontato anche le mie paure, i miei fallimenti, e diciamo come io ho attraversato queste tante storie. Che riscontri hai avuto da chi ha letto il libro? Che tipo di sensazioni hai raccolto? Devo dire, una volta che uno scrive un libro, quando lo scrivi da sola, nella tua stanza, davanti al computer, cioè sei te e le parole, ed è una sensazione di libertà fantastica, e non pensi che poi dopo lo leggeranno degli perfetti sconosciuti, lo leggerà, che ne so, un Tonino il parrucchiere, ma visto che, e tu gli esponi i tuoi pensieri più intimi, se pensassi questo non scrivessi mai più un libro. E
è bello, diciamo, io mi stupisco ogni volta quando le persone ti ringraziano, perché comunque gli hai trasmesso un'emozione. Quello è sempre molto bello ed è molto, come dire, mi commuove, perché vuol dire che sono riuscita a trasmettere delle emozioni. Poi quelli a cui non è piaciuto non te lo dicono, fortunatamente, che poi uno ci rimane pure male, ma non te lo dicono. Quanto amore le è rimasto per la sua professione, la professione di giornalista, dopo questi anni e dopo questo genere di esperienze? A me, il mio lavoro, che a me piace pensarlo come un mestiere, perché io l'ho imparato lentamente, facendolo per strada, trovandomici. È un lavoro meraviglioso. Non è un lavoro, è un'occasione. Però se un ragazzo mi dovesse dire voglio fare il giornalista, gli direi per favore impara l'inglese e vattene fuori dall'Italia, perché non è qui che lo puoi fare. Perché io ho avuto una grandissima fortuna, io sono stata fortunatissima, sono stata privilegiata, perché ho potuto fare questo lavoro come mi pareva, ma io ho avuto veramente molta fortuna. E in questo momento il giornalismo da una parte vuole diventare professione, il che secondo me le toglie l'anima, e dall'altra diventa sogno impossibile, perché se parliamo con molti giornalisti che scrivono sui giornali locali, ci sono giornali che pagano un euro la notizia. E se tu non sei indipendente economicamente, sei ricattabile. Certo. E chi è del sud sa benissimo cosa voglio dire. Questo è naturalmente tanto altro nel libro di Maria Cuffaro, Cajal, Le vite degli altri e la mia. Grazie per essere stata Grazie con noi. Grazie a voi.